Le proteste continuano, ma, che lo si voglia o meno, Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. E non potrebbe essere diversamente. Trump è stato eletto democraticamente e da gennaio comincerà a vivere alla Casa Bianca di Washington. C'è ancora molta sorpresa fra i cittadini americani sul perché Trump abbia vinto e col passare del tempo analisti e commentatori armati di numeri e dati provano ad analizzare il voto dell'8 novembre. A destare scalpore sono le percentuali ottenute da Trump fra donne e latinos, due categorie che in teoria non avrebbero dovuto votarlo per niente. Invece, il repubblicano ha fatto breccia anche fra di loro, e il perché è abbastanza semplice. Fra le donne, Trump ha prevalso nonostante le battute sessiste, grazie alle sue promesse di riportare l'economia americana di nuovo in alto. Il rilancio degli Stati Uniti è voluto indistintamente dai votanti americani di sesso maschile e femminile. Gli immigrati irregolari, invece, l'hanno votato per far sì che non arrivino nuovi migranti che potrebbero rubare loro il lavoro. Lo spettro di una guerra fra poveri li ha spaventati e per questo hanno dato il loro voto a Trump, nonostante qualche uscita non troppo gentile sui messicani. Insomma, non è bastata qualche battuta fuori luogo a sconfiggere Trump, perché anche le presunte vittime delle sue frasi scandalose hanno deciso di votarlo e, come sempre, contro il risultato dei seggi c'è poco da obiettare. And by the way, just like I am a man who loves my country, the United States.